Bello cappuccino, muova quanta schiuma, muova una schiuma non entra, c'è altra schiuma. Bella colazione, buongiorno. Eccolo, sei tu che fai colazione? Di Che qua. mangi? La cioccolata? Cioccolata? Cioccolata! Chi è venuto? Papà. Papà! Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Papà. Sta qua, papà. Eccolo! Ciao, Daniel! Vieni! Ciao! Come si dice? Allora, come si dice a papà? Grazie! Grazie! Prego, bacia papà! Bacino a papà! Bacia Quanto è mamma! bello! Bacia mamma! Bacia a mamma! Bacia anche a A mamma! mamma! Bacia a mamma! Ah, vita mia! Dici, che bello! Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, iniziamo questo video che in realtà è un vlog, dove io adesso chiacchiero un po' con voi perché vi volevo innanzitutto rispondere a delle cose che mi avete chiesto su Instagram. Quindi mi sono fatta una tisana e mi sto bevendo la mia tisanina. Rilasso un po' con voi bevendo una tisanina. Raga, avete visto che freddo che sta facendo? Cioè, sta facendo un freddo che parliamone. Comunque, in questo vlog noi festeggeremo il nostro capodanno fake, tra virgolette, perché sapete che Dario ha avuto il Covid e quindi praticamente a capodanno eravamo separati. Abbiamo deciso oggi di fare questo capodanno. Comunque, prima di farvi vedere tutte le cose che prepareremo, eccetera, vi volevo parlare un po', rispondere a una polemica, insomma, tra virgolette, che mi avete fatto su Instagram. Allora, in pratica, su Instagram, io ho pubblicato una foto dopo che, non mi ricordo se quando siamo tornati insieme o quando eravamo separati a causa del Covid, ma se non mi sbaglio, anche nell'ultimo video che abbiamo fatto, il video mukbang, che tra l'altro vi è piaciuto tantissimo, sono stata troppo contenta e infatti penso che ne rifaremo un altro fra qualche giorno. Comunque, mi avete detto questa cosa perché io avevo scritto questa foto, ho scritto 2 giorni che non ci vediamo, è la prima volta da quando stiamo insieme che ci hai lasciato soli. E praticamente questa frase ha destato un po' di polemiche, le solite persone, insomma, che devono insinuare, dove hanno detto che allora, quando ci eravamo lasciati e Dario, che abbiamo avuto un momento di crisi, era tutto finto, non era vero, era tutta una farsa. Volevo rispondere un po' a questa cosa. Ma prima di iniziare con questa cosa, vi volevo dare un consiglio importante di beauty, perché in tantissime mi dite sempre che volete una pelle bella tipo come la mia, volete eliminare le impurità, le imperfezioni. Vi volevo far scoprire 2 nuovi prodotti che a me stanno piacendo tantissimo e che veramente vi straconsiglio. Vanno bene per tutti i tipi di pelle, ma in particolare per chi ha pori dilatati, punti neri, brufoletti, tutte queste impurità e imperfezioni, o comunque semplicemente per dare un aspetto alla pelle più levicato, più pulito e più perfezionato. Sono i 2 nuovi sieri della skincare coreana di Yepoda, che io vi sto consigliando tantissimo nell'ultimo periodo, perché tra i cosmetici naturali veramente questa skincare coreana di Yepoda mi sta piacendo tantissimo. Quindi un consiglio proprio che vi do è di provarli. Io ho provato tutta la loro linea, quindi non solo le novità, e veramente mi sento di straconsigliarvele. Tra l'altro, ho registrato un piccolo video mentre li utilizzavo, così magari vi faccio vedere anche qualche scena proprio di questa skincare. Uno dei miei prodotti preferiti è questa mousse, è una mousse detergente all'acido salicilico che quindi va a perfezionare la pelle. Mi lavo sempre con la doppia detersione, quindi passo prima il burro, che praticamente è finito, infatti lo devo riprendere. Poi asciugo, cioè passo il pannuccino per togliere l'eccesso, mi lavo con la mousse e applico i sieri. Questi 2 sieri sono veramente fenomenali, c'è quello purificante e sfoliante che va quindi a dare un effetto levigato alla pelle, elimina anche brufoletti, punti neri perché ha appunto BHA, acido salicilico. Quest'altro, infatti mi sono conservata anche le scatole per leggervi l'inci, hanno degli inci bellissimi, tutti naturali. Quest'altro qua invece è un mix di oli con retinolo,
questo qua, il glow, che va a dare quindi un aspetto più chiaro alla pelle, eliminano anche le macchiette, danno luminosità al viso. Sono veramente buoni questi sieri e sono super super leggerissimi. Un'altra cosa che mi piace di Yepoda è la maschera alla vitamina C, che vi straconsiglio contro i brufoletti, i punti neri, è buonissima. Allora, avete il 40% di sconto su tutti i prodotti senza spesa minima con il mio codice DOLCE40. Il link ve lo metto nel box informazione, così cliccando direttamente su quel link accedete alla promo. DOLCE40, avete 40% senza spesa minima. Io vi consiglio di guardare i set, perché ci sono i set che già sono scontati e in più con il mio set risparmiate tantissimo, perché avete quasi un 50%, un 40% di sconto, quindi pagate quasi la metà, DOLCE40. Vi straconsiglio i nuovi sieri, quello purificante e quello illuminante, ma anche tutte queste cose che vi ho fatto vedere, veramente per rendere la pelle più bella. Io veramente mi trovo benissimo e tutte le ragazze che le ho consigliate questi prodotti hanno visto un miglioramento della pelle. Sono tutti naturali e sono veramente ottimi, soprattutto per la doppia detersione, per pulire a fondo la pelle. Provate questa skincare e fatemi sapere, la pelle vi diventerà bellissima. Veramente io mi trovo benissimo. Tra l'altro la cosa più bella è quando voi mi date dei feedback positivi, infatti su Instagram in tantissimi avete provato questi prodotti, avete risparmiato con il mio codice e mi avete ringraziato perché avete visto sparire le impurità, le imperfezioni, quindi sono troppo felice. Comunque raga, tornando al discorso di Dayo, in effetti la cosa era andata così, no? Io ci tengo a specificare questa cosa perché mi è venuto un po' in mente quando mi hanno detto: ah, ma allora tutto finto, non era vero che vi siete lasciati, c'era. Mi sono ricordata dei video passati del mio ex, non so chi di voi già c'era, quando mi dicevano: l'hai nascosto nell'armadio, l'hai nascosto nell'armadio. Vi giuro, mi viene da ridere a questa cosa perché sembra un po' simile la cosa, ma no, non è stata una finzione, è stato realmente che abbiamo litigato, realmente abbiamo avuto questo periodo di pausa in cui lui non c'era, se n'era andato. La cosa perché io sotto la foto ho scritto è la prima volta che ci siamo lasciati, per il semplice fatto che lui era andato via, cioè perché avevamo litigato, quindi io volevo dire la differenza che tu ci hai lasciato di tua iniziativa e cioè ci hai dovuto lasciare perché avevi il COVID, questa è la differenza, ma non è che la prima volta che ci siamo lasciati. Ovviamente quando ci siamo lasciati abbiamo litigato, lui se n'è andato ovviamente, però volevo far capire che la prima volta che tu ci hai lasciato di tua intenzione e che insomma ci hai lasciato perché eri obbligato, altrimenti non ci avresti mai lasciato. E perché comunque io mi reputo molto fortunata a stare una persona come lui, che comunque è molto pacifica, mi supporta, comunque mi ama, mi fa stare bene, quindi non litighiamo tanto, anche se litighiamo cerchiamo sempre di venirci incontro, di riappacificarci, a meno che poi non ci sono momenti di crisi come quello che abbiamo comunque superato, che sempre servono e comunque fanno bene alla coppia. Poi volevo rispondere a un'altra cosa che mi avete chiesto su TikTok, poiché ho finito la diretta, oggi ho fatto una diretta su TikTok, mi raccomando seguitemi sempre su Instagram e su TikTok, Carlita Dolce. Una ragazza mi ha chiesto, ho detto: volete qualche consiglio che ve lo do nel vlog? Mi avete chiesto come fare ad essere, avere un po' meno ansia, essere un po' più sereni in questo periodo. Diciamo che questo è un periodo storico in cui si fa fatica ad essere sereni, perché comunque siamo molto preoccupati dal COVID, dalle restrizioni che ci mettono, da insomma dalla gente che comunque io penso stia molto peggiorando il genere umano e c'è molta cattiveria, quindi avere una visione della vita solare, idilliaca, positiva è molto difficile in questo periodo. Però sicuramente vi posso dare qualche consiglio per sentirvi meglio. Sicuramente tutto parte dai nostri pensieri, ossia se voi pensate che la vostra mente è come praticamente una spugna, tutti i vostri pensieri, tutte le situazioni negative voi le assorbite
il vostro cervello diventa come una pattumiera, cioè una spazzatura piena di cose negative. Se voi invece invece di una spugna pensate di avere un filtro, che quindi decidete voi cosa prendere e cosa no, vi circondate di persone che vi fanno stare bene, fate cose durante il giorno che vi piacciono, pensate cose belle, anche perché no, immaginare magari delle cose belle che vorreste fare, pianificate, dei viaggi, delle situazioni belle, dei pensieri belli. Tutte queste cose alimentano la positività dentro voi e il pensiero positivo attira positività. Se voi invece vi circondate di cose negative, situazioni, anche le situazioni negative, bisogna lasciarle andare, superarle, perché finché restate legate a quell'evento, a quella situazione, lo pensate, ci rimuginate sopra, ovviamente non state mai bene con voi stessi. Quindi quello che ti posso dare io è un consiglio molto semplice, quello di fare ciò che ti piace. Dice, ma come faccio a fare ciò che mi piace? Comunque devo studiare, comunque devo lavorare. Sì, ma puoi scegliere di fare il lavoro che ti piace. Ad esempio, io faccio un lavoro che mi piace, adesso sto lavorando, ma sto facendo una cosa che amo fare, sicuramente ci sono delle cose del mio lavoro che non amo, che comunque non preferisco fare, però cerco di renderle più belle, più piacevoli, come anche ad esempio l'università, lo studio. Sicuramente se studi qualcosa che ti piace, una materia che ti piace, lo fai nel modo giusto. Io ad esempio mi ricordo quando studiavo, compravo dei quaderni belli, facevo i miei schemi, le mie cose, cercavo di innanzitutto ho fatto una facoltà che mi piaceva, quindi di fare sempre cose che ti piacciono, stare con persone che ti valorizzano, che non ti buttano giù, che non ti offendono, che non ti fanno stare male, ma che ti sono allegre e ti fanno stare bene, guardare i miei video che danno positività, seguirmi su Instagram perché vi do tanta energia positiva, e nulla, senza forzarti in situazioni e cose che ti fanno stare male. Questa è la verità. E spesso mi chiedete, ma anche della famiglia, queste persone negative sono proprio nella mia famiglia, come faccio capita ad andare avanti? Ma vi do questa notizia: anche persone della vostra famiglia voi potete evitare, ciò non è che dovete eliminarle dalla vostra vita, ma anche nella famiglia non è detto che perché siano delle persone della famiglia ci dobbiamo andare forza d'accordo, ci dobbiamo vedere tutti i giorni. Magari ci sono persone che vi sminuiscono, vi fanno stare male, sono persone tossiche nella vostra famiglia, le vedrete di meno, quindi evitate di passarci tantissimo tempo, mentre invece passerete più tempo. Ad esempio, io adesso che sto con Dario, con Dani nella mia famiglia, a me sembra una favola, perché io sono molto molto felice, perché comunque sto con persone, a parte Daniele che è un angioletto, ma anche con Dario, una persona che comunque ho scelto io, che mi piace come carattere, mi fa stare bene, è solare, insomma ci divertiamo, stiamo bene insieme. Quindi potete scegliere, e se c'è qualcosa che non va lo dovete cambiare. Questo è il segreto per stare bene ed essere positivi. Raga, scusate se sto parlando proprio a ruota libera, però ogni tanto mi viene di fare questi vlog un po' chiacchiericci per darvi un po' di positività, della mia visione della vita. Mi sento utile, insomma, quindi mi piace. Fatemi sapere qualche altro argomento che vorreste che io trattassi nei miei video, la motivazione, l'università. C'è chi mi chiede anche come ho fatto a smettere di fumare, come ho superato gli attacchi di panico, tante cose. A me fa piacere, se non vi annoio, magari mi guardate, mi mettete là, mi fate parlare mentre mangiate, mentre vi fate la skin care, insomma, mentre vi vestite, non so, tranne mentre studiate, perché se studiate dovete studiare e non guardare i miei video. E niente, io adesso vi lascio al vlog e vi mando un bacio grande, mi raccomando lasciate un pollice in su al video, tanti commentini, e vi aspetto anche su Instagram e su TikTok. Adesso vado di là perché Daniel e Dario stavano dormendo, adesso non vedo l'ora che si svegliano per stare un poco insieme e fare questo capodanno fake. Cin cin con la mia tisana. Mi raccomando, fate l'ordine dei prodotti di Epoda, perché il codice dolce40 non dura tantissimo, quindi visto che c'è il 40% di sconto, veramente li amerete. Provateli perché sono veramente il top per la pelle. Comunque raga, questo fazzoletto di Epoda, buono anche per asciugarsi le lacrime, quando guardate c'è posta per te. Mi giuro. Comunque sono buonissimi questi qua, questi pannucci, per togliervi le maschere, per struccarvi. Se fate l'ordine prendetelo.
è buonissimo. Gugu, dov'è Dani? Nascondi. Non c'è Dani, non c'è. Dov'è? Non c'è. Nascondi. Non c'è, vedi papà, ma dov'è andato Dani? Non c'è, sei nascosto. Dov'è Daniel? Nascondi. Vai, tiraglielo. Pupi, falla prendere, sta qua, vedi? C'è la Daniel. Eccolo, Pupi. tira, vai. Tira, mamma, vai, tira. Vai. Tila. Oggi c'è un anno di Capodanno in ritardo. Guardate qua. Fuori, mamma mette sempre il miniatura, piattino in miniatura con bicchierino per Daniel. E questi sono i nostri, adoro. Abbiamo fatto le tartine, guardate che buone. Insalate rinforzo. L'aperitivo, adoro. Perché Dario era in quarantena per il Covid, oggi faremo di nuovo Capodanno. Yeah! Ci sono anche i miei cagnolini. Guarda. Cookie. Raga, a me i botti fanno paura. Scappiamo. È proprio Capodanno. Ah! Aiuto! Aiuto, ho paura. Ma questo è pazzo. Vado, che fumo, amo, basta! Sta facendo un sacco di fumo! Inquini l'ambiente! Raga, a me piacciono solo le stelline. Dani si sta divertendo un mondo. Ragazzi, sto cucinando, guardate qua. Astice, freschissima, ostriche. Polpo. Mamma mia, che Capodanno. Va. Ma Dani sta facendo la pappina, che ha mangiato? Le polpette. Sono buone a mamma. Veramente si pronuncia bene. Dopo le polpette, la pappa a pomodoro. Prendine una. Mangia. Vedi com'è bello, eh? Soffia. Solo. Guardate se un'altra cosa da qua. Date com'è invitante. Bravo! Bravissimo! Mangia solo sto bimbo, andate qua, andate. Non è bello, figlio mio. Con gli avanzi di pandoro, casomai fosse rimasto qualcosa, col mascarpone, adesso vi faccio vedere che facciamo. Ragazzi, guardate qua. Pandoro con mascarpone, semplicemente l'ho montato il mascarpone con un po' di truvia, che sapete noi siamo la truvia. E adesso ci vorrebbe... o lo zucchero comunque, adesso ci vorrebbero frutti rossi ma non ce l'abbiamo, ovviamente lamponi, mirtilli, fragolini, mettiamo due confettini, ma dammi pure quegli altri là, qualcosa di colorato. Ragazzi, sono stata brava, secondo me è troppo invitante, raga, voi che ne pensate? Guardate che bellastici ha fatto, ti piace mamma? Ciao, saluta. Amore, che c'è? Anche le ostriche. Buon appetito, viva Capodanno! Capodanno! Frittura all'italiana fatta nella friggitrice ad aria, raga, la svolta. Carciofi, ma che ci sta? Finocchi, che è? Provola, mozzarella e che ricotta. Vabbè, tutto. Anche il cavolo, fiore. Tutto impanato e la friggitrice ad aria. Abbiamo fatto anche il baccalà con i friarielli. Sembra fritto, ma è sempre fatto nella friggitrice ad aria. Buonissimo. Amore. Amore, sei contento di questo Capodanno fake? Ci dà dopo questo Covid, come ti senti? Benissimo. E avevi pigliato tutto il chilo che chi ho perso, diciamo. Buono. Metti in forza, andiamo. Pepe. 6, 5,
4, 3, 2, 1. Mangiato troppo poco, completiamo questo capodanno con le pizze, mi sembra giusto? Pizza! Come dice a mamma? Pizza! Pizza! Anche le frittatine! Buono.